In Cina c'era una vecchia che da oltre 20 anni manteneva un monaco. Gli aveva costruito una piccola capanna e gli dava da mangiare mentre lui meditava. Un bel giorno si domandò quali progressi egli avesse fatti in tutto quel tempo. Per scoprirlo si fece aiutare da una ragazza piena di desiderio. «Va da lui e abbraccialo», le disse, e poi domandagli di punto in bianco. E adesso? La ragazza andò dal monaco e senza tante storie cominciò ad accarezzarlo, domandandogli che cosa si proponesse di fare con lei. Un vecchio albero cresce su una roccia fredda nel cuore dell'inverno, rispose il monaco, non senza un certo lirismo. Non c'è più calore in nessun luogo. La ragazza andò a riferire alla vecchia quel che lui le aveva detto. E pensare che ho mantenuto quell'individuo per 20 anni, proruppe la vecchia indignata. Non ha dimostrato la minima considerazione per i tuoi bisogni, non si è nemmeno provato a capire la tua situazione. Non era necessario che rispondesse alla passione, ma avrebbe dovuto almeno dimostrare una certa pietà. Andò senza indugio alla capanna del monaco, vi appiccò il fuoco e la distrusse.